pallone col... e poi lo prende Aronica con il braccio sinistro sul colpo di testa nel contrasto, però cioè, non puoi andare così col braccio a largo, Fabio. Qui è il solito discorso, qui vale se giudicate la volontarietà o la non volontarietà dell'intervento. Il braccio, il movimento è scomposto rispetto al corpo, probabilmente lui voleva andare a spingere invece Pato di testa, l'ha anticipato, gli ha fatto carambolare la ma credo che la tocchi prima col braccio e poi Pato, perché altrimenti è a un centimetro, giusto, altrimenti è a un centimetro, quindi conta se Aronica l'ha toccata prima. Ci saranno grandi discussioni come al solito in questi casi sulla volontarietà e involontarietà. È vero, qui l'ha intuito la traiettoria, ma Ibra calcia sempre molto forte. La bravura è stata tenere bassa questa palla che non ha permesso a De Santis di arrivarci con una forza incredibile, con poca rincorsa, con l'interno del piede, interno collo. Forse l'ha sfiorata addirittura De Santis. Ma non era facile tirare fuori questa palla. Vediamo. Da qua non si vede bene se la tocca prima Aronica o poi Pato. Pato chiedeva a calcio d'angolo. E perché non si accorge?